questo è il governo delle tre carte, cioè il governo che ti dà gli 80 euro ma in realtà te li dà mettendo l'IMU agricola, scorsa legge di stabilità. Oggi in questa legge di stabilità torna sui suoi passi, quindi toglie l'IMU agricola, toglie l'IMU e la TASI sulla però gli prima 80 casa, euro restano, eh? Certo, si restano, sì, poi vedremo quanto dureranno. Poi parla di sicurezza, avete fatto vedere il servizio sul Giubileo, Gabrielli che pone l'allarme Giubileo nel periodo ISIS, quindi la sicurezza è centrale, bisogna sostenere le nostre forze dell'ordine, bisogna far sì che ci sia un controllo, un presidio del territorio serissimo per affrontare la lotta al terrorismo. Poi legge di stabilità cosa fa? Mette 9 euro in più al mese nelle buste paga dei nostri uomini e delle nostre donne che in divisa quotidianamente difendono i cittadini e il nostro territorio.